Firenze prima di Metello di Vasco Pratolini. Dove c'è una costruzione, di solito ci sono tre pali corti che combaciano alla punta e da cui pende una sbarra di ferro. È la sirena dei muratori. Un badilante colpisce la sbarra con ciò che gli capita tra le mani. Alle 5 d'inverno e alle 7 d'estate. Il suo rintocco li fa staccare. Discendono dai ponti contando ogni giorno meno scalini e danno un'occhiata al cielo. Vorrebbero vederlo rosso tutte le sere. Una nuvola appena e imprecano. Alzando la voce per via del lavoro, spesso gli scappa di bestemmiare, ma c'è da credere che Dio non ne abbia male. Piuttosto che bestemmie, sono cori. L'inno, quello vero, dice: noi vivremo del lavoro o pugnando si morrà. È bello il motivo, sono belle le parole, ma certe volte, seduti con le mani in mano ad aspettare che spiova e con le ore che passano la giornata cala, pigliano delle tentazioni. Piove. Si prestano la cicca, tornano a guardare il cielo. I più giovani sono allegri, poi anche a loro lo spirito si spenge e si mettono a fischiettare. È allora che sognano di poter vivere senza avere bisogno di lavorare. Bella soddisfazione. Eppure, quando si trovano in fila davanti al cantiere e leggono il cartello manodopera al completo, è una soddisfazione. Li riempie di veleno. E non risolvono nulla sfogandosi a bestemmiare. Sono incupiti e stanchi. Mai si sentono stanchi come nei giorni in cui non hanno lavorato. E mai altrettanto forti e capaci di pugnare. Quando invece stanno sui ponti, non che sia divertimento, ma nemmeno solo fatica. È il lavoro. Sudore che stilla come sangue. Una corona di spine. Il filo a piombo gli sembra di averlo inventato. Tanto scilla perfetto ogni volta che lo usano. Il filo a piombo. Ho visto estati e inverni, periodi neri e mesi con la sicurezza dell'indomani, le gioie domestiche, i litigi, gli scioperi e le grandi vittorie e le sconfitte. Da 30 anni misura i muri della città che ha rimodernato il suo centro e si è distesa alla periferia sotto i loro occhi. E sotto le loro mani. La città è cresciuta come i loro ragazzi, ma con la città e i figlioli, il sindacato, le leghe, il partito, anch'essi sono cresciuti. Così, nelle giornate perse o la sera, mentre una mescita chiama l'altra, al banco dei Chiti o a quello dei Ristori, sotto l'arco di San Pietro, in via dei Cimatori, dallo Sborgi, in San Frediano, dove che sia, i più giovani quasi li provocano, vogliono sapere come andranno le cose, nel 98 e durante il famoso sciopero del 2. Famoso per chi se ne ricorda. E chi se ne ricorda? Qualcuno fra gli anziani prende la parola, è il Salani, è il Chellini, oppure un vecchione in grado di ricordarsi, per l'averli vissuti, tempi anche più remoti. Il Salani, il Chellini, sono del fiore. Sono cittadini, la più parte dei muratori viene dal suburbio. È gente contadina che ha ancora famiglia a Londa, a Compiobbi, all'Impruneta. Essere muratori all'Impruneta è ormai come essere lanaioli a Prato e scalpellini a Settignano, conciatori in Santa Croce, ceramisti a Sesto, trippai in San Frediano, fonditori al Pignone. Argentieri sul Ponte Vecchio, meccanici a Riffredi, vinai in via dei Cimatori. La terra è buona, è capace chi la lavora, ma via via con l'andar del tempo i poderi sembrano diventare sempre più piccini. Si nasce più che non si muoia. Anche se i padroni sono più o meno gli stessi, si passano da nonno a nipote addirittura a nome di battesimo, si intendono di innesti e di semine. Il medesimo bofonchio nel riconoscere le mezzadrie. La popolazione dei campi non è più quella del tempo del Granduca. Non lo era più negli anni di Firenze capitale,
Quando di già succedeva che in una famiglia contadina perfino le braccia di un ragazzo di 20 anni diventassero di peso, la sua bocca in specie. Allora codesto ragazzo, che se fosse vissuto in Lucchesia sarebbe andato per il mondo con le statuine, la sua America la trovava a Firenze, a 5 o 6 ore di cammino. L'America di Stenterello lasciava zuppa e trovava pan bagnato. Intanto era lavoro. Dormiva 6 notti la settimana nella baracca, al lato del cantiere, su un letto di trucioli o un pezzo di pannoncello, e il sabato tornava a casa con un mucchietto di centesimi. A piedi, sempre. È naturale, per la diligenza ce ne sarebbe andata una giornata di lavoro. Il lunedì, prima che cantasse il gallo, si rimetteva in strada. La camicia pulita e le 2 ruote di pane che gli sarebbero bastate l'intera settimana. E veniva un sabato in cui chiudeva gli occhi. L'indomani si sposava. Lo stesso lunedì era come al solito sul cantiere. Poco che fosse il salario, il lavoro era sicuro. La donna al paese anche lei si ingegnava con le trecce di paglia, coi bucati, dando una mano per le vendemmie e le mietiture. E c'era un certo orgoglio. Sbagliato? Chi lo può dire? Benché nulla incrinasse gli affetti, la solidarietà, le radici, erano muratori, non più contadini. Sapevano di disegno, pagavano per questo il maestro che ogni sabato sera gli teneva lezione e potevano leggere il giornale. Questo nel 65-66. I muratori di città non li chiamavano, nei momenti disperati, crumiri. Non era stata ancora inventata la parola. Lippi, nostro decano, potrebbe dalla sua tomba farsene il testimone. Il lavoro non difettava. Furono anni zeppi per le imprese. Firenze era tutto un cantiere. Si abbatterono le mura, si presero di petto le colline, si aprì la cerchia dei viali. Era o no la capitale? Noi la si ingrandiva. Buttavate giù, spianavate. Era un lavoro di sterro in definitiva. Avevate cambiato la vanga col piccone, la zappa con la pala. Bei muratori. E piazza Cavour, e piazza Beccaria, e Villa Favard, e le case, i villini dei quartieri nuovi, il maglio, la mattonaia. Chi li ha rizzati? Noi li abbiamo rizzati. Ce n'erano tanti di quei piemontesi da sistemare. L'ingegner Poggi, buon uomo, grand'uomo. Non riparava a progettare. Vi pagavano meglio dal momento che la richiesta era salita? Beh, sì e no, fatti i calcoli come ora. Durò 5 anni, poi venne Porta Pia e si rimase con le mani in mano. Chi tornò sui campi ad opera, chi andò in Francia e in Germania, dove l'italiano, specie se muratore, viene considerato. Chi scelse il Belgio e scese nelle miniere. Olindo Tinai. Ne aveva esperienza, un inferno, e ci fu qualcuno che si ritirò in esilio a Roma, a rimorchio degli ultimi funzionari che trasportavano le tende nella nuova capitale. I buzzurri, come le api sul miele, correvano dove c'è un ministero. Così gli costruirono la casa in Prati, come gliel'avevano costruita in mattonaia. Ma là in fondo, a costa ai viali, distante dal penitenziario di Santa Teresa in cui vegetano gli ergastolani, quanto alla storia, sui libri continuavano a scriverla i padroni. Andatosene Vittorio e la sua corte, Firenze, che aveva impostato ogni sua iniziativa in funzione di costoro, d'improvviso si trovò vedova e indebitata. Un ingorgo tra la coscia e l'inguine. Di circa 200 milioni travagliava il comune, a capo del quale c'era un Peruzzi, discendente di quel Peruzzi, mandato anch'egli in rovina da un sovrano, Enrico III. Palazzo Vecchio traballava. Quei privati che si erano fatti propugnatori della grande Firenze, allentando le borse e sollecitando Giuseppe Poggi al lavoro, osannandolo come lo Haussmann italiano. Non tardarono a infierire contro l'autore dell'insano progetto e a mettere all'incasso le cambiali. E coloro che erano apparsi i più entusiasti e disinteressati si rivelarono i lapidatori più accaniti e i creditori più esosi.
polemiche e rinfracci tra signori. Governo ladro. I nostalgici codini ne approfittavano per rammentare la saggezza dei Lorena e le opere unicamente destinate alla pubblica utilità e al benessere sorte sotto la loro paterna dominazione. Sarebbe bastato ricordare dell'ultimo Leopoldo, la strada ferrata e le prime fonderie. Ad essi, dandogli ragione mentre si rimprometteva di ammutolirli, il Poggi rispondeva che se per commissionare ed eseguire i lavori erano state necessarie condizioni straordinarie ed eccezionali, ora per poterli giudicare occorreva richiamarsi alle circostanze politiche e alle disposizioni governative di quel tempo e non alle impressioni e agli effetti nati da avvenimenti successivi che mente umana non poteva prevedere. L'onest'uomo. Ma se la reggia era stata portata da stupinigi a Pitti proprio per annusare più da vicino l'aria del Quirinale, con ben altro impeto e ragione gli replicava al manipolo repubblicano che, deluso ma indomito, poneva l'accento su un più doloroso argomento. Forse nella mente di quella minoranza non si ammettono uomini onesti e discreti, e tantomeno nella classe degli ingegneri, anzi. Di fronte a quei signori si giudica bandita affatto l'onestà, considerando gli ingegneri di balla con gli accollatori e gli speculatori. Su tutto e su tutti si leva la voce popolare. Saveva star nell'oro, gridava per le strade di Firenze il lachera, gran pasticcer del popolo e bevitor di vino. Il grido dell'arguto venditore di ciambelline fritte. Colui che incontrando un giorno la carrozza del Granduca all'elogio del porcellino si attaccò al collo della scultura ricalcata dal tacca gridando: Eccolo questo porco! Era l'eco delle delusioni patite dal popolo fiorentino, nel quale il trasporto della capitale aveva fatto sorgere molte speranze presto svanite. Finito il lustro dell'abbondanza, incominciava il decennio della carestia. La malattia di Firenze, diamo le parole a uno storico estemporaneo, ebbe inizio proprio in una circostanza apparentemente favorevole, cioè quando la città divenne capitale del regno, quando la modesta cittadina provinciale passò improvvisamente al rango di grande città e dovette provvedere in brevissimo tempo al suo rinnovamento edilizio, dovuto non ad un sostanziale e duraturo rinnovamento connaturato con la vita cittadina, ma una situazione improvvisa, occasionale ed esterna. Quando infine la città si abbellì, si aggiornò, ebbe aspirazioni grandiose e fuori luogo, e le conseguenze furono piuttosto gravi, sicché la situazione della città verso la fine del secolo XIX, passato ormai quel periodo ottimistico di rinascita, era assai compromessa. Il comune ebbe per molti anni un bilancio fallimentare, nonostante la rendita di lire 1.217.000, decretata dalla Camera dei Deputati, e le somme personali ingenti, così dicono, tu ci credi? Sacrificate dallo stesso Ubaldino Peruzzi, allora sindaco della città. Molte fonti di guadagno vennero ben presto a mancare, la popolazione, di conseguenza, diminuì notevolmente, al punto che, azzardandosi ad allineare le risultanze di diversi centesimi, per cui gli abitanti di Firenze erano 85.000 nel 1301, 80.000 nel 1801, 140.000 nel 1870, 100.000 nel 1875. Ci si sarebbe accorti che ciò che non avevano potuto 5 secoli di dittature, signorie, dominazioni straniere succedutesi ai comuni, poterono 5 anni di unità e di regno savoiardo. La città appariva tanto più grande, ariosa, fiorita nel giro delle colline, quanto più era povera, avvilita e insalubre nei suoi quartieri popolari, come a perciò peggio di 600 anni prima, sicché carnevale per chi faceva il curatore, e non aveva da parte un centesimo bucato, più nulla da impegnare, nudi bruchi, gli animi da assalire un toro col capo. Ma l'aristocrazia superstite, la nuova borghesia, pure lente e in ritardo ormai per tradizione rispetto all'Europa, pure si mossero.
Il conte Piero Bastoggi, compiuto l'arco perfetto da apostolo mazziniano a ministro del re d'Italia, col piglio e l'audacia del colonizzatore investì 100 dei suoi milioni nell'impresa che avrebbe dato una rete ferroviaria all'ex regno delle due Sicilie. E affezionato al popolo, arruolò in Toscana parte delle braccia necessarie per la messa in opera di quelle che sarebbero diventate le ferrovie meridionali. Ci si andò. Non ci pagava male e si serviva al progresso, ma lì sì che facevate gli sterratori. Non sempre e non per questo si era disimparato il mestiere. Quando tornarono a casa, questa volta Firenze era guarita. Fosse stato l'esempio del Bastoggi o perché il denaro, i castelletti esigevano ad essere arrischiati, fosse coraggio autentico, coscienza nazionale, ma soprattutto privato interesse. La borghesia indigena aveva preso il suo posto nelle più moderne intraprese e vi gareggiava con intelligenza, l'estro, la furbizia propria del fiorentino di ogni classe e categoria nel momento in cui abbraccia un qualsiasi partito. Al comune, appartatosi Peruzzi, si succedono i Torrigiani, i Ricasoli, i Ridolfi, i Guicciardini. Compresa la situazione, se n'erano. Ne dubitavi? Impadroniti, come sempre, da sempre. Erano ancora i migliori anni dell'aristocrazia, che studiata nella purezza delle sue origini, non è che una democrazia titolata, si scriveva. Infatti, dirà un acuto, arguto laudatore, arrampicatevi su per l'albero genealogico delle famiglie patrizie fiorentine e arrivati in cima. Vi troverete quasi sempre una matassina di seta, un ciuffetto di lana, a cui andrà aggiunto un pizzico di carbonella, della sfilacciatura di acciaio, dei quadratini di ghisa. Turata la falla, riapparvero i topi. Nel 1890 Firenze contava 185.724 abitanti. Al decennio della carestia, in pieno regno umbertino, succedette il decennio della resurrezione. L'edilizia ritrovava il suo splendore, all'orizzonte del ceto medio balenava ora il villino a due piani, in quanto l'amministrazione municipale dimostrò questa volta idee chiare e precise. Non si trattava più di lavarsi il viso, ma di mutar d'abito, di darsi una ravviata sostanziale. Sparite grazie al poggi le mura e aperti a areati balconi sulle colline, era al centro, al cuore, che occorreva dal respiro. Sparissero dunque le tortuose viuzze, gli immondi chiassoli, le case cadenti, umide, malsane, che mettevano il centro di Firenze a livello di una città della Turchia asiatica. Giù il mercato vecchio, giù il ghetto e al loro posto palazzi e archi trionfali di solida pietra, botteghe nuove, negozi eleganti, teatri e varietà. Il denaro questa volta non si offriva a prestito, lo si investiva. Là dove il Poggi non era arrivato, poiché insieme al tempo e ai capitali anche la fiducia di Ubaldino, sopraffatta dalla reverenza verso la casa sabauda, gli era venuta meno, ora vi si giungeva con disinvoltura. Certo è doloroso che in una città come Firenze, dove il culto delle memorie è stato sempre così vivo, sospirava il relatore comunale, debba si sacrificare una quantità di edifici. Veri documenti parlanti della nostra storia, ma bisogna por mente alla differenza dei tempi in cui era mestieri costruire la città in guisa che potessero prestarsi alle difese e alle offese. Diversi sono i bisogni della moderna civiltà. Oggi bisogna agevolare il transito delle carrozze, degli omnibus e dei tramvai. Oggi non bastano più le misere ed insalubri abitazioni. Occorre spazio, aria, pulizia dappertutto. E chi allora avesse detto che il nuovo centro progettato rappresentava uno dei più gravi errori edilizi che si possano commettere in una città nella quale le varie soluzioni urbanistiche e architettoniche rivelano un'altissima consapevolezza dei valori spaziali posti in relazione con la loro funzione, a cose fatte, certo. Sarebbe apparso profeta, ma intanto i muratori, per primi, l'avrebbero steso. Loro che per 10 anni, a partire dall'85,
tornavano ad avere pioggia permettendo la fatica assicurata. C'era l'antico centro della città da restituire dopo un secolare squallore ad una nuova vita e occorsero manipoli di lavoratori del piccone e della calcina. Le generazioni si dettero il cambio, la stessa baracca in cui dormire, lo stesso fazzoletto colorato dove conservare il pane per una settimana. Venne l'uso di una regalia al momento in cui si era coperto il tetto. È un grande esinare, sempre pagato dall'impresa. Mentre in quanto al salario, beh, come prima, l'importante fu che c'era stata una ripresa e che la lotta di classe diventò un'idea concreta. Da allora Firenze non ha fatto che ingrandire e anche se, leva e metti, le paghe aumentarono d'un'unghia, il lavoro non venne mai a mancare, escluso quel periodo su per giù dal 97 al 900. Fu un momento di crisi, andò male a tutti, si disse, come a Crispi in Africa, per cui militari al governo e tassa sul macinato, mentre già nelle campagne, in Val d'Arno, in Mugello, in Val di Chiana, i raccolti erano così stenti da non averne memoria. I moti del 98, giusto il pane, le schioppettate, una strage lassù a Milano. E fatta la tara? Qui no, ma nel contado. A Figline tolsero i fucili ai carabinieri che stavano per sparare. E giù è. La fame fa uscire il lupo dal bosco. Nel comizio di Piazza Barbano, Pescetti, nostro deputato, lui cosa disse? Disse: compagni, siamo a maggio, ma esizza lo stesso. Vi vedo che tremate e siete in bella vita, via dei calzaioli, nei magazzini di Passigli e piena di pastrani. La galera, fortunati quelli che non avevano una famiglia da mantenere, e pensare che se non era per i fatti del 98 non mi sarei sposato. Ora anche Salani, anche Chellini potevano interloquire. Sturatevi gli orecchi, giovanotti. Senza parlare ornato a vai e vieni, secondo lega il filo del discorso, vi rinfreschiamo noi le idee sulla storia d'Italia. Io, Metello, incomincia Salani, sono nato in San Nicolò. Mio padre era un anarchico e faceva il renaiolo.